Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre con grande ottimismo. Nonostante sia un giorno di festa, quello di oggi sarà un video ricchissimo e sfrutterei questo momento di relativa calma per quanto riguarda le news per fare un po' il punto della situazione di quello che possiamo aspettarci da Nintendo durante il 2023. Perché leggendo un po' in giro su internet mi sono reso conto che c'è molta perplessità per quanto riguarda i prossimi 12 mesi targati Nintendo. Una lineup che a un primo sguardo superficiale effettivamente sembrerebbe ruotare intorno esclusivamente a Tears of the Kingdom. Ma c'è altro all'infuori del seguito di Breath of the Wild? Bene, per questo video direi di basarci esclusivamente su quello che è stato annunciato ufficialmente, niente prediction. Però ricordiamoci che solitamente a febbraio Nintendo è solita dare il via al nuovo anno con un Nintendo Direct, che potrebbe ampliare notevolmente la lista che andremo a stilare oggi. E ovviamente vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i vostri titoli più attesi per questo 2023, anche per altre piattaforme, e soprattutto se ci sono dei giochi che mi sono dimenticato di citare. Lo sapete, molto spesso mi dimentico. Comunque, il consiglio, come al solito, è sempre lo stesso. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Precisazione importantissima, innanzitutto scordatevi l'ipotesi di un refresh dell'hardware. Ora sono anche gli analisti a dire che nel 2023 non ci sarà spazio per una Switch Pro o per una nuova console targata Nintendo, e se lo dicono gli analisti direi che ci possiamo fidare, no? E sapete quale altra previsione è ormai quotatissima? Beh, che raggiungeremo i 35.000 iscritti prima dell'arrivo di TOTK. Dai che in questi giorni stiamo crescendo tantissimo, ma il 12 maggio è dietro l'angolo. Quindi ho bisogno di tutto il vostro aiuto. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale e se siete invece già iscritti, iscrivetevi un'altra volta. Dai che ce la facciamo. Bene, comunque direi di partire da tutto quello che è stato annunciato ufficialmente seguendo un ordine cronologico. E si parte quindi da gennaio, mese in cui i fan dei JRPG troveranno sicuramente pane per i loro denti. Il 19 gennaio arriveranno infatti in contemporanea le remaster di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden. Neanche il tempo di completare il mastodontico Persona 5 Royal che Atlus butta sul mercato altri due JRPG giganteschi che vi porteranno via centinaia di ore per essere completati. Però dai, finalmente la serie di Persona viene diffusa su un po' tutte le piattaforme e il suo approdo su Switch è veramente la chiusura di un cerchio, perché sia il 4 Golden che il 3 Portable nascono come titoli pensati per le console portatili e, lo ripeto sempre, per me gli handheld sono gli unici tipi di device su cui mi sento di affrontare titoli così longevi. La possibilità di partite, mordi e fuggi in qualsiasi contesto per me è un plus incredibile. E se due Persona non erano già abbastanza, il giorno dopo, il 20 gennaio, dovremo fare i conti anche con Fire Emblem Engage, nuovo titolo della serie che promette di aggiungere tanto rispetto a quanto visto in Three Houses. Lo sapete, io non sono un amante della serie e per giunta questo Engage mi attira molto meno rispetto a un Three Houses, ma ieri sono uscite le anteprime del titolo e tutti i giornalisti si sono dimostrati piuttosto entusiasti nei confronti di Engage, sia per quanto riguarda il comparto tecnico, sia per quanto riguarda il comparto ludico. E questo nuovo Fire Emblem si prospetta essere un must per gli amanti della serie, ma non per me. Il 24 febbraio sarà invece il turno di uno dei giochi che più farà discutere della lineup Switch, ovvero Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Vi spiego perché secondo me è un titolo controverso. Da una parte fa piacere vedere che dopo il successo di Kirby e la Terra Perduta, Nintendo abbia deciso di continuare a spingere su questa importante mascotte. Dall'altra però siamo al terzo gioco nell'arco di un anno, mentre altre serie altrettanto meritevoli sono scomparse nel nulla ormai da anni. E poi c'è anche un'altra cosa, Kirby's Adventure, così si chiamava da noi in Europa il titolo uscito su Wii nel 2011, è considerato come uno dei migliori episodi della serie e va benissimo che venga riproposto a più di 10 anni dal suo lancio originale, ma vedere il prezzo pieno legato a queste operazioni è un boccone amaro che non è sempre semplice da mandare giù. Comunque si tratta di un altro titolone per gli amanti dei platform. Ma se il 24 febbraio dei platform non ve ne frega niente e per qualche strano motivo avete ancora fame di JRPG, non dimentichiamoci che esce anche Octopath Traveler 2, il seguito di un titolone che qualche anno fa ha sostanzialmente inventato un nuovo art style, quello degli HD 2D.
Io al tempo adorai questo titolo, ma stavolta non so se avrò il tempo di giocarmelo al day one. Ma visto che ci siamo, non dimentichiamoci che in teoria, sempre nel 2023, dovrebbe uscire il remake di Dragon Quest 3, fatto proprio in questo stile. Ecco, se dovessi scegliere, probabilmente mi getterei prima su questa pietra miliare. E a proposito di remake e riproposizioni, il 9 marzo sarà il turno di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, e io terrei d'occhio questo titolo. Si tratta infatti di un gioco uscito originariamente su Wii, ma solo in Giappone, e questa sarà la prima volta che il quarto capitolo di Project Zero, o Fatal Frame, sarà disponibile in Occidente, e tutto merito delle ottime vendite della remaster di Maiden of Blackwater. A me il porting del titolo Wii U non ha fatto impazzire, l'ho giocato su PS5. Ma dietro questo Mask of the Lunar Eclipse c'è anche Grasshopper, il team di Suda51, e sono molto curioso di provare il gameplay. Peccato solo che la versione fisica, anche da collezione, uscirà solo sul suolo nipponico. Parlando di produzioni dal forte taglio giapponese, il 17 marzo toccherà allo spin-off di Bayonetta, ovvero Bayonetta Origins, Seresa and the Lost Demon. Sebbene Bayonetta 3 non mi abbia convinto del tutto, sono felice che Platinum Games continui a sperimentare prendendo questa IP come base. Lo stile poi è molto particolare e mi ricorda per più di un aspetto Okami, uno dei miei titoli preferiti di sempre. E se avete la pazienza e la determinazione di affrontare il postgame di Bayonetta 3, potete sbloccare un livello extra che è anche una sorta di demo giocabile del titolo di prossima uscita. E chiudiamo la prima parte del video con due collection. La prima è quella di Mega Man Battle Network, una legacy collection che racchiude tutti gli episodi di questa sottoserie di Mega Man usciti originariamente su Game Boy Advance e aggiunge numerose feature, tra le quali spicca in assoluto l'aggiunta del multiplayer online. Certo, anche in questo caso il prezzo pieno non è facile da digerire. È vero, i giochi inclusi sono tanti, ma molte sono doppie versioni dello stesso titolo, un po' alla Pokémon. Mentre in una non meglio definita primavera del 2023 potremo finalmente recuperare i primi 6 Final Fantasy nella loro versione definitiva, ovvero la Pixel Remaster. Queste riedizioni ci hanno messo un po' ad arrivare su console, ma alla fine ce l'hanno fatta. Non sottovalutate assolutamente questo acquisto perché ha un valore storico non indifferente, e poi Final Fantasy 6 è uno di quei titoli che almeno una volta nella vita vanno giocati. Peccato solo che l'edizione fisica standard, esclusiva dello Square Enix Store, si sia volatilizzata in un batter d'occhi e il prezzo della Collectors è semplicemente fuori budget. E la data non ancora certa della Pixel Remaster ci porta direttamente nella seconda parte del video, ovvero quella con tutte le produzioni previste per un generico 2023, nella speranza che effettivamente escano. Quindi bisogna per forza inaugurare questa sezione con Hollow Knight Silksong, un titolo che ormai è considerato un vero e proprio miraggio. 6 mesi fa abbiamo avuto l'ultima update su Silksong all'interno di una presentazione Xbox, dove venivano mostrati i giochi che sarebbero stati inclusi all'interno del Game Pass nell'arco di 12 mesi. Quindi il Team Cherry ha tempo fino al 12 giugno 2023. Ce la faremo? Facciamo invece un passettino indietro e torniamo sulle produzioni first party Nintendo. Il 2023 sarà l'anno del ritorno di Pikmin, serie che nonostante vendite sempre un po' incerte e un terzo capitolo uscito 10 anni fa, continua a far parlare di sé, soprattutto perché si tratta di un progetto fortemente voluto da Shigeru Miyamoto. Non sappiamo nulla del titolo, abbiamo visto solo qualche screenshot, e speriamo solo che Nintendo riesca a valorizzare questo titolo attesissimo e non lo pubblichi in un periodo eccessivamente affollato, proprio come accadde per la remaster del terzo su Switch. E a proposito di tempistiche sfortunate, noi stiamo ancora aspettando la pubblicazione di Advance Wars Reboot Camp, titolo che poco prima della sua uscita è stato rimandato a data indefinita. Lo sviluppo è completato e chissà quando Nintendo riterrà opportuno pubblicare lo strategico di stampo militare. Speriamo solo che accada prima di dicembre. Strategico militare? Qualcuno ha detto Metal Slug Tactics? No, nessuno? Vabbè, lo dico io. Eh sì, perché io sto aspettando con trepidazione anche questo spin-off, che dopo una rapida ricerca su internet dovrebbe essere già uscito nel 2022. Il concept sembra stra-interessante e io do la massima fiducia al publisher Dotemu, certo che però tutto questo silenzio non fa ben sperare. Rimanendo nella sfera degli indie, continuo a tenere d'occhio sia Gunbrella, un metroidvania steampunk dove l'arma principale è appunto un ombrello, e anche Pepper Grinder, un titolo che mi ha letteralmente
stregato durante una delle ultime presentazioni Nintendo. Ma se devo pensare agli indie, il mio most wanted dell'anno è sicuramente Sea of Stars, un JRPG prequel di The Messenger che fa della sua palese ispirazione a Chrono Trigger il suo punto di forza. E per un non più giovanissimo cresciuto a PAN e Super Nintendo, che recentemente ha strapprezzato la vena citazionistica e nostalgica al punto giusto con cui è stato confezionato The Messenger, Sea of Stars per me viene accompagnato per forza da una genuina dose di hype. Poi, sempre nella sfera degli indie, ma questa volta nel territorio dei platform, abbiamo anche The Plucky Squire, sviluppato da All Possible Futures. Probabilmente non avete mai sentito parlare di questo studio perché si tratta di un team messo in piedi da poco da James Turner, un veterano dell'industria che ha militato anche in Game Freak, dove ha ricoperto il ruolo di art director di Pokémon Spada e Scudo. Plucky Squire è straintrigante, sia esteticamente che a livello di gameplay, ma per ora non voglio sbilanciarmi più di tanto perché l'unico breve trailer mostrato fino ad ora ha svelato ben poco dell'effettiva caratura della produzione, però sicuramente è un titolo da tenere d'occhio. E chiudiamo questo lunghissimo video con un'altra bella mazzata nostalgica e non per i patiti dei JRPG. Insomma, abbiamo capito che il 2023 sarà un altro anno fortemente incentrato sulle produzioni di questo genere, tanto che non solo vedrà la luce Eiyuden Chronicles, il seguito spirituale di Suikoden nato da un progetto Kickstarter, ma inoltre anche i primi due capitoli della leggendaria saga di JRPG vedranno la luce in una remaster collection. Io non ho mai giocato a un Suikoden e non vedo l'ora di colmare questa grave lacuna, soprattutto visto i prezzi folli ormai raggiunti dai primi episodi per PlayStation 1 nel mercato del retro gaming. Ora io per ora mi fermo qua perché per un video di più ampio respiro dedicato a prediction e speranze aspetterei quantomeno l'annuncio di un direct, che probabilmente arriverà per fine gennaio o per febbraio. Ma a questo punto voglio sapere nei commenti come vi sembra questo 2023 di Nintendo. Ci sono titoli che incontrano i vostri gusti? Oppure sulla carta lo trovate deboluccio e il 2022 vi è sembrato un anno più robusto? Vi aspetto nei commenti e se il video vi è piaciuto magari possiamo estendere questa formula anche alle altre piattaforme. A 100.000 like arriva il prossimo video della serie. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà e nel frattempo voi mi raccomando fate i bravi, riposatevi, dormendo sonni tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 2000, Michele 23. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Robusto, robusto, robusto! Oh, 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 oh.